non mi ricordo. Non lo sapete. No, allora vi aiuto. La Terra scende circa di un metro ogni 8 km. Circa di un metro. Diciamo un conto che facciamo un po' stanco. È sempre salita. E questa qua? È una balla questa. Voi sapete che un... questa è una balla. Che un proiettile, mi sparo un proiettile, si causa la gravità, la finisce per terra. Supponendo di non avere l'aria, teoricamente il proiettile continuerebbe dritto. Poi però c'è anche la forza di gravità che lo tiene giù. Allora, se la geometria non è una cosa così, no? Se io so che da questo punto qua a un chilometro dopo, adesso sono fuori scala, no? Sono sceso di un metro e questo sono 8 chilometri, come faccio a non cadere? Lancio una cosa che dopo 8 chilometri, entro un raggio di 8 chilometri, si tira su di un metro, ok? Considerate tutto questo un movimento molto più veloce, se io riesco ad andare a 8 km al secondo non riuscirò mai a cadere sulla Terra, in senso molto, come dire, elementare, eh? Cioè, prego, non prendetemi per il fisico teorico, ok? Questo è il sistema, ovvero se io riesco a compensare la caduta verso terra con una velocità tale che io riuscissi a fuggire a questo coso qua, oppure ogni momento che io tento di cadere compenso, fate finta di vedere un moto dritto, anziché andare in questo senso qua, come se la terra si avvicinasse, quindi io devo in qualche maniera compensare. Se io aumento la velocità, se aumento la velocità fino a 8 km al secondo non casco, perché so che dopo il, diciamo, dopo il mio chilometro, dopo i miei 8 km, un metro dopo sarei ancora in volo. Quindi tutti i satelliti volano a questa velocità, all'incirca. Perché? Partiamoci sul presupposto della stazione spaziale o dello shuttle, roba che gira bassa. 8 km all'ora corrisponde a 20, circa 27-28.000 km all'ora, che è la velocità della stazione. È chiaro che questa è una cosa che vale finché si è in basso. Sicuramente se noi andiamo più su, la velocità orbitale rimane la stessa. Ma noi rispetto alla Terra, cosa succede? Teniamo più veloci rispetto alla Terra? No, cioè se io meno influsso gravitazionale, se io vado sempre più su, comunque, supponendo che a 100 km sono a 27.000 km all'ora, se vado a 200 km sono sempre a 27.000 km all'ora, cosa succede? Vado fuori. Cioè, devo correre più veloce. No, succede che io sono mia velocità molare diminuisce. In realtà l'effetto gravitazionale fa sì che io cambio solo la mia velocità rispetto alla Terra, cioè il mio moto, il mio periodo orbitale cambia, vado sempre a 27.000 km all'ora, però impiego più tempo per girare intorno alla Terra, non per cadere. C'è addirittura la possibilità, impiego più tempo, il che significa che più mi allontano dalla Terra, e lì ci fu la grande illuminazione di Arthur Clarke, se mi allontano tanto ci sarà un punto in cui io cammino alla stessa velocità con cui la Terra cammina sotto di me, orbita geostazionale. Circa 36.000 km dalla Terra, se io vado a 27.000 km all'ora, giro esattamente come la Terra, ovvero sto fermo. In realtà, trucco, tutte le robe che viaggiano intorno alla Terra, tutte, qualunque, tranne gli UFO, quelli che non sappiamo, gli alieni, eccetera, risentono terribilmente della Terra e della Luna, e anche del Sole. Di conseguenza, anche un satellite in orbita geostazionaria non sta fermo. Non vi siete mai chiesti perché sono così grossi, così grandi? Perché hanno dei propulsori per correre. Esatto. Infatti quando finisce la vita operativa, perché ha finito il carburante, no, diciamo. Vanno in drift, no, sempre di più, e vengono, prima di consumare completamente, vengono proprio deorbitati, cioè per far spazio al prossimo che andrà lassù. In pratica loro sono fermi qua e hanno una roba molto importante, hanno un'antenna fissa sulla Terra che li tiene agganciati, hanno come una specie di spago invisibile. Specie satelliti televisivi, specie satelliti delle comunicazioni che devono essere precisi. La portante della stazione di base viene sempre confrontata con quello che torna a coerenza perché gli dà il range, dice quanto sta andando su. E in pratica tu vedi continuamente che il satellite fa questo movimento qua, va su e giù. Va su e giù perché? Effetto della Luna e della vicinanza, non solo, ma si sposta anche, fa il drift grazie a se dovessero controllarli o posizionarli in altro punto, come fanno? Con i motori, le orbitano, cioè lo fanno scendere, sì, ma se deve andare in là,
Ma se deve andare in retrogrado devono alzarlo. Ma, alzandolo rallenta e va indietro. Ma quindi vuol dire che hanno ancora propulsione. Certo, certo, certo. Infatti tutti i satelliti vengono portati prima in orbita di trasferimento, poi vengono cioè funziona questo, cioè, questo è l'equatore, vengono lanciati in un'orbita intorno alla Terra. Certo. Visto in orizzontale, visto in verticale, sono in un'orbita semplice, circolare. Dopodiché a un certo punto accendono il motore e lo allontanano. Lo lasciano acceso per un certo periodo perché il motore provoca questa roba qua, cioè sì, sì, rispetto alla Terra provoca questo, la gravità lo riporterà così. Quando sta per arrivare qua in cima, frenano. Sono mozioni combinate. E quindi si posiziona. È chiaro che dopo questa roba qua ci sono dei propulsori che servono a portare, una volta portato a stabilizzare, a tirarlo su o giù rispetto a... Sì. Però sono sempre orizzontali sulle carte. Però una domanda, io ho notato che ci sono dei satelliti geostazionari che vengono posizionati, finita la loro vita operativa, vengono posizionati su una orbita più bassa, mi sembra. Sì. Se tu vai a vedere, questi satelliti fluttuano, hanno un movimento a spirale su questo punto, non sono fermi rispetto alla Terra, ma hanno un tipo di movimento spirale. Cosa vuol dire movimento spirale sul punto della Terra? Vedi che se fai il tracciamento nel tempo si posizionano, avvicinano, allontanano di cioè poco. Sulla, su quella mappa che aveva prima, sì, la mappa di Mercatore, sì, cioè se, questa, se questo è l'equatore, sì, tu lo posizioni, okay, posizionato. Normalmente un satellite geostazionario lo metto, sì, qua e sta qua, ok? Vanno posizionati più bassi? Ah, no, quella non è posizionata più basso. Sì, più basso è sotto, sotto l'equatore? No. Non come distanza? No, errore. Non sono posizionati più basso di sotto l'equatore, perché spostare in orbita sopra o sotto significa molta più energia. Ah. Perché noi stiamo guardando il piano orbitale, non stiamo guardando la mappa da lontano, questa qua. Noi stiamo guardando... La mappa è in orizzontale. E dove vengono posizionate? Vengono da qua, vengono spostati qua. L'altezza in orbita più bassa. Bassa. Cosa fanno? Se loro se lo alzano, se alzano il satellite si posiziona retrogrado. Perché? Sì. Perché va più lento della Terra. Sì. Se lo abbassano, va più veloce della Terra. Quindi si troverebbe. Prendete sempre il mondo così come lo conosciamo, Sì, sì, sì. Per cui si posiziona più basso e automaticamente tu vedrai che questo punto comincia a muoversi lentamente, più lo abbassi e più risente. E io ho notato che quel il punto si sposta, sì, però fa una spirale qua. Va a spiralare, cioè praticamente fa questo tipo di movimento così. È giusto perché? E più vecchio diventa e più quella spirale va, aumenta. Perché la combinazione del fatto che prima aveva questa orbita qua, grande, non ellittica, ma circolare, perché prima era un'orbita geostazionaria, quindi era uguale, man mano che lui si sposta, quest'orbita scendendo, perché lo hanno deorbitato, non gli fanno recuperare energia, cioè non li mandano in circolare l'orbita, diventa un'orbita ellittica, con uno schiacciamento molto piccolo. Più piccolo è lo schiacciamento, più piccola è la sinusoide prodotta. Sì. Perché? Voi dovete vedere il satellite che sta girando intorno alla Terra, questo è un polo nord, questo è un polo sud, no? Questo è l'equatore. Sì. Okay. Un satellite normalmente viene lanciato verso sud o verso nord. Intelsat è stato lanciato verso nord perché era un'orbita polare, quindi l'inclinazione è maggiore di 90 gradi. Sì. Normalmente tutti gli altri satelliti, Oscar 10, Oscar 13, Oscar 40, sono stati lanciati in orbita più bassa, quindi non polare, dovrebbe essere un orbita di trasferimento, quindi comunque verso sud. Cosa succede questo qua? Che quando tu scendi di quota, la tua orbita, che era questo piano qua per esempio, risente di alcuni effetti. Uno è il fatto che la Terra in realtà non è così, ma rispetto all'eclittica è storta, se vediamo le stagioni. Ok? Ma questo qua produce una differenza sul campo magnetico, c'è cioè un'attrazione diversa e provoca la deformazione dell'orbita stessa in maniera sempre più evidente. Cosa succede nel caso del geostazionario che era così circolare e viene abbassato? Ovviamente scendendo lui viene deorbitato con un unico movimento, cioè accendo il motore e lo sbasso. Una volta che l'ho abbassato in realtà non ho modificato tutta la sua orbita, ho modificato solo
l'apogeo, cioè la parte più lontana, o il perigeo, secondo del momento in cui ho acceso il motore. In ogni caso, quando tu fai questo, hai trasformato l'orbita circolare in un'orbita ellittica. Di conseguenza, tutto il tuo passaggio risente dell'inclinazione che hai rispetto alla Terra e dell'inclinazione stessa, perché sei in un punto in cui risenti di quello che non è il punto di, diciamo, questo orbita. Capito, e vai a sentire quello. Però più vecchio viene il satellite, sì, più aumenta questa fluttuazione. Perché il perigeo si abbassa. A ogni orbita che tu fai in orbita ellittica, lentamente, ma inesorabilmente, il perigeo si abbassa, cioè l'oggetto viene portato a terra comunque sempre. Ci vorranno 10 anni, 100 anni, 500 100 anni, però, ma non è il pericolo che questo geostazionario si abbassi appunto, o cominci a oscillare sempre di più, che vada a interferire in altri satelliti? Sicuramente, è uno dei problemi del... E come verrà risolto? Cercando di evitarlo. L'unica cosa, infatti esiste una procedura sullo shuttle in particolare, ma con la ISS è diventata un must, l'oggetto che vola nello spazio ha una safety area che è praticamente un cubo, no? Così, di 3 km. Qualunque oggetto che il NORAD stabilisce che passa entro i 3 km da quella che sarà l'orbita è allarme. Infatti, molto spesso gli astronauti di bordo, questo non lo dicono, a bordo della ISS, come quelli della Mir, sono costretti a entrare nella Soyuz e chiudere i portelli. Pronti per fuggire. Esatto. E si chiama, viene detto. Ha un nome quel momento. No, beh, è una procedura, sì, una procedura di sicurezza, non è una procedura di emergenza. La stessa roba che fanno quando devono, quando c'è per esempio un principio di incendio o quando viene dal computer di bordo rivelato una depressurizzazione sotto, cioè ancora più grande di quello che c'è sotto il livello minimo. Dice via, tutti quanti in cuccia. Perché? Perché l'ambiente delle navette è sicuramente più controllato di quello della stazione, cioè meno usurato. E poi sono pronti alla fuga. Non solo, ma avete notato che le navette vanno su, cambiano la navetta, prendono quella di prima per scendere. Gli astronauti che vanno su con una tornano sempre con un'altra. Perché? Perché è sempre una seduta di salvataggio monouso. È come una siringa. Una volta che tu l'hai usata, devi buttarla. Però te ne preparano un'altra, quindi quando serve fai con quell'altra. Questo motivo anche per cui per lungo tempo non c'era stata la possibilità di avere più di 3 persone a bordo della ISS, perché non c'erano mezze sufficienze per poterli evacuare. Scusa, adesso abbiamo considerato la rotazione del satellite, la rotazione della Terra, ma influenza anche la rotazione della Terra insieme al satellite intorno al Sole? Solo per quanto riguarda quell'effetto che vediamo noi, perché c'era l'orbita sincrona Sole che diceva Corrado prima? Perché se tu devi fare delle mappature della Terra, sempre allo stesso orario, comunque nelle stesse ore del giorno, devi avere una sincronizzazione fra il movimento appunto della Terra e quello che la Terra ha rispetto al Sole nell'arco del suo moto orbitale tutto l'anno, le stagioni, per compensare il problema delle stagioni. Infatti si usano le orbite superiori ai 90 gradi per compensare questo effetto qua. Il satellite può, la traccia sulla Terra è sempre uguale, è sempre una sinusoide, no? Da qua a qua. La differenza è che questa traccia si sposta esattamente di un sedicesimo di quello che è il diametro terrestre, che significa che lui per 16 volte gira intorno alla Terra, ma ogni 16 volte ritorna sulla stessa traccia, tutto l'anno. Un esempio, i satelliti NOAA, quelli che davano il tempo meteorologico, i Landsat, i Spot, tutti quanti, sono satelliti che fanno mappatura, per esempio, non so, delle aree alluvionate, dei problemi dove c'è stato inquinamento, dove c'è pollution, la chiamano, i pozzi di petrolio che perdono, perché così fanno la stessa foto a orari diversi con lo stesso angolo. Le stesse foto che avete visto di Google Earth sono fatte con lo stesso principio, sono ricavate da un mosaico di foto di medie scattate in quelle posizioni da satelliti in orbita sincrona del Sole. Tutte le altre orbite portano disagi. Questa è un'orbita a 90 gradi, poi quella che conoscete sicuramente più di tutti è quella, è questa qua. ISS. Questa qua è quella dell'ISS. La ISS ha 53 gradi, questa sono più di 90, questa ha 53 gradi. Perché 53 gradi? Cioè, c'è un tipo di orbite, fino adesso abbiamo visto giustamente, abbiamo parlato di orbita circolare e di orbita ellittica. Esistono
perché in realtà sono tutte orbite ellittiche, anche la circolare è un'orbita ellittica, però con eccentricità quasi zero, ok? Mentre un'orbita così è un'orbita con eccentricità 1, non è orbita, è una riga, ok? La differenza fra le due è semplicemente perché nell'orbita circolare il perigeo e l'apogeo sono molto vicini, qualche chilometro alla grande, più ci allontaniamo dalla Terra e anche se lo sbalzo è grande rimangono uguali. Nell'orbita ellittica il perigeo, per esempio, Oscar 10, Oscar 13, è a 1500 km, quindi al di fuori delle fasce di Van Allen, e l'apogeo era a 27.000, quasi 30.000 km. Quindi la possibilità di un'eccentricità di 0,66, mi pare, che avesse. Passava vicinissimo alla Terra, infatti quando, se passava nel momento in cui era perigeo, l'antenna si spostava rapidamente. Se andava verso l'apogeo, stavi là, torno fra mezz'ora, bevo un caffè, vado a mangiarmi una pizza, era sempre là. Il fatto che siano orbite ellittiche, orbite circolari, non le rende interessanti. Quello che rende interessanti sono i tipi di orbita relativa all'inclinazione, inclinazione rispetto all'equatore. La più conosciuta, quella detta prima, è quella del geostazionario. Equatore, orbita, gradi zero. In realtà, siccome la Terra è inclinata, anche quest'orbita è storta. Però per noi è zero gradi. Poi ci sono delle orbite che sono più o meno interessanti. Questo l'hanno scoperto più avanti matematicamente, analizzando i dati dei satelliti. Più si va su quell'orbita, più cambiano i parametri. Un'orbita con un'inclinazione molto bassa, così, è un'orbita molto instabile, è un casino tenerla, detto fra noi. Maggiore aumenta la cosa, maggiore diventano le feature che questa orbita ci può dare. Per esempio, con un'orbita di 53 gradi, noi riusciamo a coprire quasi tutta la Terra. Con un'orbita di 53 gradi, dobbiamo usare un certo quantitativo di tonnellate di carburante per andare in orbita, un peso di x tonnellate. Se dovessimo mettere lo stesso peso su un'orbita equatoriale, consumeremmo molto meno. Oppure se dovessimo mandarlo a un'orbita superiore ai 90 gradi di inclinazione, un altro tipo di consumo, un consumo ulteriore successivo. A seconda se lanciamo verso sud o verso nord, cioè verso la rotazione terrestre o contro la rotazione terrestre, quindi consumiamo più o meno. Ogni orbita ha la sua caratteristica. La ISS viaggia in un'orbita, è stata lanciata verso sud. Perché? Perché la Florida lancia verso sud, non lancerebbero mai sopra gli Stati Uniti. Lanciano verso nord soltanto da Vandenberg, in California. Per quindi, sicurezza, per motivi di sicurezza? Innanzitutto per motivi di sicurezza. Poi c'è un altro motivo. Lì erano, che per Canaveral era la base militare per eccellenza, tutto quanto. Quindi tutto il resto, praticamente in California, tutto verso sud, sud-est, è vuoto per loro, anche se casca su Cuba, che gli frega. Anzi, ma che Cuba, le sigle di cubani mi sa di sì. Bravo, ecco, no? Mentre dall'altra parte passerebbero solo gli Stati Uniti. Vi racconto una cosa. Da Cape Canaveral, in orbita verso, diciamo così, nella controrotazione terrestre, quindi guadagno energia, anche per quello si trovava in Florida, la base di lancio, e non io posso usare meno propellente per avere maggiore velocità, perché sommo la velocità di uscita con quella della Terra, con la rotazione della Terra. La Terra ruota così, io tiro di là, quindi raddoppio la velocità. C'è un altro motivo fondamentale, comodissimo. Quando hanno fatto lo shuttle, voi avete mai pensato che bellissima macchina era lo shuttle? Fantastica, eh? Un aliante da 70 tonnellate. Un aliante termine da 70 tonnellate. Lanciarlo verso sud, come la ISS e tutto il resto, significava poter disporre di una possibilità di rientro non controllato. Infatti, la base, cioè non so se qualcuno è stato in giro loro forse, la prima base che è stata scelta come abort landing dello shuttle è sulle isole Azzorre, l'isola di Porto Santo, bellissima spiaggia, l'isola è tagliata a metà da una gigantesca pista, era la pista di emergenza dello shuttle. Tirando verso sud, se qualcosa andava storto, toglievano tutto e l'aliante da 70 tonnellate planava e atterrava dopo aver girato mezzo Atlantico, praticamente. Quindi questo tanto per dire. Poi c'è un'altra pista a isola di Ascensione, più in basso, ma per voli così. Dicevo 53 gradi, in questo modo qua, consumi, pesi e velocità fanno un conto tondo. Ma c'è un'altra cosa, un'orbita di 53 gradi è molto meno disturbata dai fenomeni di rotazione della Terra, che significa che comunque io vedo tutto l'emisfero nord e tutto l'emisfero sud.
non a caso, dalla ISS oppure della Mir, stesso angolo di orbitale, fotografavano tutta la Terra. Ma non solo la baia di Trieste per salutare i triestini, anche i piedi militari. Nascondiamoci, no? Ok? Se mi alzo, vado a finire su qualche cosa di più disturbato, sia sotto che sopra. L'unico posto dove non succede più niente, ma rimane tutto dritto, matematicamente parlando, è 98 gradi. Cioè, oltre i 90 gradi, in orbita retrograda, io mantengo la traccia rispetto al Sole. I russi, però, molto tempo fa, hanno calcolato un'altra cosa, matematicamente erano molto bravi. Hanno detto, la Russia è un paese estremamente grande, come facciamo a trasmettere le immagini televisive di Mosca? No. Le immagini televisive da Mosca fino in Siberia, a parte le reti di ripetitori, quelle robe là, lanciamo un satellite e facciamo arrivare i segnali là. Però, voi avete visto prima, ci vogliono i sistemi di tracking, no? Per seguire l'orbita di un satellite. I matematici russi consigliarono quelli ai missilisti, gli consigliarono un'altra cosa, gli ho detto, se voi lanciate il tutto in un'orbita a 60, circa 60 gradi, orbita ellittica a 60 gradi, voi farete sì che l'accesso al satellite sarà molto grande e molto lungo. Se metterete tre satelliti sfasati di 120 gradi fra loro, sulla stessa orbita, con la stessa direzione, praticamente chi sta a terra metterà l'antenna verso il cielo e non si accorgerà, per 24 ore al giorno avrà la ricezione. Questa qua è un'orbita di questo tipo, così, che è circa 60 gradi, 60-61. Dal nome del satellite televisivo russo che utilizzò per primo questa orbita, si chiama Molnia. Non so se lo pronuncio giusto, ma comunque. Questa orbita qua è l'orbita più famosa. Con questa cosa qua, in pratica, stimolarono quelli dell'Amsat a fare l'orbita ellittica e cercare di andare su 60 gradi. Non ci siamo mai arrivati perché ci siamo fermati a 26, però il concetto era lo stesso. Con questo satellite qua, praticamente, la traccia sulla Terra, se io sono la mappa del satellite, adesso questa era l'inclinazione, fa conto che ogni satellite faceva una roba di questo genere. Sì, fa il giro. Se voi, adesso io l'ho fatto fuori scala, se voi fate tre di queste cose qua, così, sfasate fra loro, scoprirete che se uno qualunque che si trova in questo tratto qua, che guarda verso il cielo, se questa roba si sposta, questa è la traccia orbitale. Se guardate la zona di copertura, cioè il range coperto dal satellite in quel momento, scoprirete che praticamente in questo modo qua, solo nell'emisfero nord, quindi solo in Siberia, dove serviva loro, la stazione di Terra aveva sempre un satellite che trasmetteva, non perdeva mai le comunicazioni via radio. Ma che sappia io, l'orbita Molnia è stata fatta per uso militare più che altro. Diciamo che la storia pubblica è quella di farla vedere per il satellite televisivo. Perché Molnia... Molnia comunque è un satellite televisivo. In russo vuol dire lampo. Sì. Comunque... Fulmine lampo. Comunque... aspetta, no, cos'è? Perché il termine non riconosco, che da uno non spazio, quello della Zarya Zvezda, i moduli della Mir, e anche quelli del Color erano numeri simili, ma mai, non hanno mai usato il Molnia. Il Molnia era proprio quello relativo a quel tipo di satellite, però ripeto, era un satellite broadcasting. Sì. Sapevo quelli spionaggio militare avevano orbite altamente ellittiche, proprio si chiamavano Molnia. No, ma a parte, cioè, usavano l'orbita Molnia. Molnia era ricevuto anche in America, in America, in Asia. Cioè, quello che andava sulla Siberia veniva ricevuto anche in Cina. Non è che non si vedesse, anzi, fate conto che quelli che hanno fatto SCAR 13, questa roba qua, 60 gradi di inclinazione, quindi ancora più a nord, con un'altitudine di 30.000 km, cioè un'orbita ellittica, se sì, questa sì, è la Terra, caspita, ha fatto una sberla del genere, perché loro il perigeo non gli fregava l'apogeo. Cioè, la parte importante era che il satellite vedeva praticamente metà della Terra. Tutto sull'emisfero nord, cioè la parte veloce dell'orbita era appena sotto l'equatore, però 60 gradi di inclinazione significava avere tutta la parte di accesso nell'emisfero nord per il 90% dell'orbita. Se ti ricordi qualcosa di Oscar 13, il passaggio all'equatore, cioè il passaggio al perigeo era molto veloce. Era molto veloce, infatti quasi nessuno faceva questo sotto, perché poi era verso l'emisfero sud. Anche là c'è un po' di razzismo, perché
perché tutti i radioamatori del mondo vivono la maggior parte nell'emisfero nord. Onestamente bisognerebbe fare qualcosa di più omogeneo. Infatti sfido chiunque ad aver avuto successo o fortuna nel collegare missioni scientifiche in Antartide. Io sono riuscito ad arrivare a Città del Capo, in Lesotho, ma avendo parlato con gente che lavorava in Groenlandia, non posso dire di aver sentito qualcuno dalla parte antartica, cioè o il sud dell'Argentina, Patagonia. Ho parlato con l'Argentina, non sai adesso. Questo quindi abbiamo visto un po' di robe. Questo, tanto per fare un po' di nozione, questo qua si chiama SSP, Sub-Satellite Point, sulla mappa. Ad ogni punto, cioè questo qua in pratica era l'equivalente della vecchia mappa che mandava la NASA, e ti diceva, allora uno sarai qua, dopo un po' sarà qua, dopo un po' sarà qua, dopo un po' sarà qua, praticamente unendo i punti si aveva la traccia del satellite. Questi punti erano chiamati appunto sub-satellite point. Faglielo capire tu una volta che cos'erano la proiezione del punto del satellite sulla Terra, è stato difficile, adesso magari sembra banale. Ad ognuno di questi punti qua poi corrispondeva un altro disegno relativo al cerchio di acquisizione, che fin tanto che i satelliti erano in orbita circolare, questi rimanevano uguali. Quando andava in orbita ellittica, cioè quando il semiasse si allungava, cioè l'eccentricità aumentava, questo punto qua diventava così, ma quello successivo poteva diventare così e quello dopo poteva diventare ancora più ellittico. Più lontano, non più così. Usando adesso ormai con la tecnologia di computer disponibile, eccetera, ci sono programmi che ti fanno vedere velocemente lo sviluppo dell'area di copertura, cioè il sub-satellite point sta fermo, ma in realtà il satellite allontanandosi aumenta la sua area di copertura, cioè vede sempre più superficie terrestre. Era molto importante perché ai tempi biblici, ai tempi storici, era inutile cercare di fare una chiamata, non so, verso la Spagna, se il satellite ti passava sopra la Jugoslavia ed era basso, perché probabilmente tu lo sentivi, ma lo spagnolo era un po' più là ed era fuori il cerchio di acquisizione. Difficile da... uno deve immaginarsi... Però, diciamo, quando era lontano, allora il fog base era, secondo di quanto era ampio. Questo qua. Altre robe relativamente a questo... Sì, le informazioni adesso dei satelliti non sono più così... sui forzati non sono più così complicate. Ormai noi riceviamo i dati keperiani, le famose due righe, anzi non ricevevo neanche, clicchi il bottone su internet, carica e lo carica subito, non sai neanche cosa significhi. Qualcuno di voi sa cosa vuol dire questo? O cosa vuol dire questo? LRAN? No. AP? Aspetta un po', così, questo è più facile. Non è un bocchettone. Questo è il Array Ascension Node. Ah, fanno parte di Argument of Perigee, Mean Motion. E questo qua è il Semi Major Axis. Questi sono alcuni parametri che il vostro PC in 10 decimi di secondo calcola senza che voi sapete niente. Però questi sono valori che sono ricavati da quelle famose due linee, linee di numeri che nessuno sa più cosa vogliono dire, da cui il calcolo ti permette di prendere la roba in base al tempo che è stato stabilito per quella misura. Queste sono misure fatte con sistemi radar e sistemi ottici dal NORAD americano. Ogni oggetto viene identificato con un numero, ogni lancio, anche se è uno schermo, cioè per esempio avete visto la SILDA, no? La SPELDA, quella specie di grande supporto che poi si spacca a metà e lascia liberi i satelliti, quel tocco là se sta su viene tracciato. Tutti i satelliti hanno un numero, adesso l'identificativo sono 5 cifre e poi c'è un progressivo N. Per esempio il TAMSAT è 22286, ricordavo il numero. Il numero non c'è perché non abbiamo avuto nessun distacco particolare. Ci sono l'87, c'è l'85 prima di noi, e poi c'è un numero prima che era l'ASAP, perché anche quella è stata tracciata. Cioè ogni oggetto ormai è diventato così. Quindi
di questo oggetto qua, io il NORAD sa esattamente dov'è e calcola, misura, run, AP, per esempio, ma ci sono anche altre inclinazioni chiaramente. Come lo fanno? Hanno un sistema radar e poi hanno un sistema di telescopi basati in varie parti del mondo, una mi pare che sia anche in Italia, mi ricordo che io sono dalle parti di Matera, e hanno avevano un PDP-11 come laboratorio. Avevano memorizzato tutta la mappa del cielo, man mano che passa il tempo il sistema ottico guarda e fotografa il cielo e confronta la mappa del cielo di quel momento con quello che sta vedendo. Tutto quello che non è nella mappa viene verificato e verificato, dire ok, questo qua è un'altra roba, la guardano e la ricalcolano. Se corrisponde con le informazioni del network che hanno, che è il NORAD, in base al numero, in base all'orbita eccetera, identificano il tutto, addirittura calcolano la velocità, perché quell'oggetto viene tracciato con un radar, soprattutto il radar della difesa americana sugli Stati Uniti. Quindi c'è questa versione. Quello che mi impressionava è che usavano, mi ricordo, il PDP-11, perché il PDP-11 era un calcolatore di tipo rack, di cui parti, unità, dischi eccetera li riparavo quando ero giovane. Quindi ero rimasto, probabilmente non avevo più il PDP-11, era un oggettino grande così, un Raspberry Super. Che fa tutto. Boh, altre domande o altre robe non so, vi ho raccontato anche le orbite. Non sapete tutto però. No, magari. Ho un'altra domanda. Allora, di solito i satelliti radioamatori aerei vengono fatti ruotare su se stessi o fatti spiralare, come si vuol dire. E si parla di un problema termico, che quindi vengono per raffreddarsi. Ma ci sono altre motivazioni perché vengono fatti in generale? No, sono conseguenze, ci sono conseguenze, ma non... Non è che vengono fatti spiralare per mantenere una certa stabilità nell'orbita? No. La stessa roba vale anche per i geostazionari, Geostazionario perché sta fermo. Ma le antenne, cioè probabilmente avrà una controrotazione. No, ma girano su se stessi, l'antenna punta sempre a terra. Ma l'antenna gira in movimento esattamente contrario. In modo che sia puntata verso terra. In pratica c'è questo problema, quando sei nello spazio, questo visto nella testa, no? Vediamo un geostazionario che è rotondo. Intanto il geostazionario è un enorme cilindrone. Perché un enorme cilindrone? Perché quando lo lanciano è un cilindro unico. Quando è in orbita diventa un cilindro lungo due volte. Perché? Perché è tutto ricoperto di pannelli. Per aumentare la superficie dei pannelli e non aprirli perché provocherebbe problemi, il cilindro si allunga. Oddio, non in questa maniera, qua esagerato. Comunque, all'interno di tutto questo c'è il sistema di propulsione, chiaramente la parte sotto rispetto alla terra, no? La parte delle antenne che puntano verso terra girano, sono al di fuori della superficie, qui è tutto coperto di pannelli, girano qua. L'antenna praticamente che è qua, di solito è un'antenna con illuminazione asimmetrica, cioè tipo offset. Se il satellite gira così, l'antenna gira nel senso contrario, della velocità esattamente uguale a quella con cui gira l'altra parte, perché sta ferma. Quindi questa gira da questa parte qua. Perché girano rotondi? Perché stanno fermi, e il sole anche. Per cui devono farlo ruotare per fare in modo che tutti i pannelli solari funzionino, perché il calore prodotto dalle pannelli sulla struttura venga uniformemente distribuito perché gran parte dell'energia termica prodotta dai trasmettitori in qualche maniera va dissipata dove? All'interno del supporto, che è nel vuoto, nell'oscurità. I pannelli solari riscaldano, ma solo una parte si riscalda. Tutto il supporto infatti dentro è montato di vari trasponder, le varie robe sono montate su delle tipo piazzole circolari e sono montati così proprio per evitare che il irraggiamento di calore della superficie li raggiunga e faccia il contrario. È fatto in modo il trasmettitore che venga messo sempre dalla parte in cui si spera che la distribuzione massima del calore porti il freddo verso di lui, non al contrario. Però ruota sempre. Nei satelliti più piccoli ruota perché questo una struttura gigantesca, si parla di 4 metri, nel satellite piccolo ruotare questa roba qua significa molto, perché significa che io qua, se qui arriva la luce del sole, posso arrivare a una temperatura, non so, 100 gradi. Se io questa roba qua, se questi 100 gradi non li sposto via,
chiaramente porto, non dico fondere il materiale, ma se ho saldature, punti di giunzione così, mi scambio, no? Quindi devo fare in modo che questa temperatura non venga raggiunta, lo faccio girare. Per farlo girare la cosa più semplice era quella che abbiamo detto prima, noi avevamo quattro antenne, bianco, nero, bianco, nero, bianco, no scusa, nero, bianco. Risultato che io picchio solo sul nero e guarda caso ruoto così. È identico. Questo effetto qua permette alla superficie, qui sono qui un tondo che è una moto più facile, dove invece sta un quadrato, riesco a far passare attraverso la struttura meccanica, in particolare la piastra che ho mostrato con Rado, quella centrale, che serviva da connettore termico, essendo il pezzo unico, essendo sufficientemente grosso, quindi superficie, non volume, superficie grande, trasferiva il calore dei pannelli che erano attaccati al centro attraverso un connettore unico, tutta la temperatura su quel metallo là e sulla struttura. Girando, tutta la temperatura del satellite rimaneva pressoché costante. Adesso i valori a memoria non me li ricordo, quindi non potrei, ma non siamo mai andati, penso, oltre i 20 gradi nel tempo di sole. Itamsat in particolare aveva questa particolarità, no? Così. Itamsat girava, faceva l'orbita attorno alla Terra. Allora, intanto che la Terra è questa qua, questo è il satellite, come vedete questo è l'equatore. Quando andava da sud verso nord era in questo senso, quando arrivava ai poli faceva questo giro, quando arrivava qua, perché? Perché queste sono le linee del campo magnetico terrestre, che erano solo agganciate ai magneti che erano nord-sud, quindi nord-sud. Provato dalla telemetria, perché? Perché se voi, avete potuto vedere come ho fatto io, ricevere i dati dei pannelli solari, quando faceva il ribaltamento leggevo i pannelli solari relativi alla testa e ai due pannellini piccoli che stavano sul sedere del satellite. In tutte le altre condizioni non erano illuminati, si illuminavano solo quando faceva il ribaltamento. Cioè vedevi il picco di corrente, i due picchi di corrente nord, e sud, proprio esattamente in considerazione. Itamsat lavorava con questo sistema dei magneti e quello delle vele solari, tutto l'effetto vele solari. In più aveva un altro problema: quando è uscito dalla molla, si è sganciato, non si è capito come o perché, qualcosa lo ha fatto andare storto. Risultato che lui andava in orbita, ma combinava questo moto di rotazione qua, con un moto a sua volta con un moto di copulazione così. In pratica era come se lui fosse all'interno di un cono, e lui era qua, girava in questo modo qua, cioè come una specie di un cono, dimostrato dai dati del... però non inficiava assolutamente niente. Il fatto che si usino le antenne, cioè si usi lo spin, produce una cosa molto utile nei satelliti. Per compensare l'effetto di rotazione e l'effetto di fading, cioè l'arrivo dei segnali sulla Terra, tenere un'antenna fissa difficile, queste antenne qua fanno sì che la polarizzazione sia circolare. Siccome lui ruota ed è circolare, favorisce la cosa. Ecco perché bisognerebbe usare le circolari in ricezione. Bisognerebbe, ma puoi usare anche quelle lineari, che funzionano lo stesso. Perdi 3 dB nel peggiore dei casi. E perché, certo, perché a destra in genere si dice? Perché normalmente si usa la regola del, come si chiama, della rotazione, è una convenzione, non è una roba, cioè, perché tutti quando li lanciamo abbiamo sempre il senso orario, l'orologio, facciamo dei riferimenti sempre una cosa così, per questo parte destra, onestamente nessuno mi ha mai detto un motivo diverso da questa cosa, è convenzione. La stessa roba, Oscar 3, Oscar 10, Oscar 13, che erano quei bellissimi oggetti fatti così, diciamo, di stella, avevano questa particolarità qua. Le antenne erano fissate, le antenne di 2 metri, i dipoli erano montati all'estremità dei punti della stella. Risultato, il suo effetto di fading era molto più accentuato, per un motivo semplice. Oltre a ruotare, in questo senso qua, lui rispetto alla Terra cambiava anche la sua attitudine, cioè man mano che lui arrivava rispetto alla stazione terrestre,
mentre lui andava verso l'apogeo, noi è come se l'avessimo visto prima di lato, cioè riceve l'antenna così, e poi sempre più lontano fino a averla sopra così la testa. Per questo motivo qua, e per mantenere i pannelli sempre costanti, il sistema di bordo aveva dei magneti, questa volta pilotati elettricamente, montati sui bracci della stella, questi ASMA, erano proprio delle bobine fatte così, inquadrate. Fa conto che questa era la vista laterale, no? Qui c'era il buco del motore, no? Questo era l'altro sistema, qui c'erano le antenne. Questi magneti qua venivano comandati dal computer di bordo in base alla misura del sensore del sole, che era montato sugli estremi dei bracci, quindi guardava da che parte arrivava la luce, per far sì che durante l'orbita il satellite, se prima stava così, no? Poi stava così, poi poteva addirittura stare così, rispetto sempre a noi, alla Terra. Ma non per farci un favore a noi, ma per fare un favore a se stesso, perché man mano che lui saliva in orbita, mantenere un angolo costante con il Sole. Per questo noi avevamo un fading molto più profondo su Oscar 10 e Oscar 13. Però tutti ruotano, verso destra, perché vogliono così. No, perché ho sempre sentito da fuori da zona mettila a destra, quando fai il rifasamento dei poli. E poi a destra poco senso. No, no, rispetto a noi, cioè rispetto più a noi. Viene messo, io rispetto l'antenna del segnale, mi arriva polarizzato a destra, per quello. Per gli altri, sì, non parliamo di polarizzazione, non vi parlo neanche dei CubeSat, insomma, come vi ho detto prima, una sicurezza totale, perché usano lo stesso principio dei Microsat, solo scalato molto in piccolo, con la differenza che non tutti montano le antenne bianche e nere, anche perché dipende da quello che ci metti dentro, perché comunque un cubetto di 10 cm per 10 trasponder e telemetria. Trasponder e cosa? Cioè, il spazio per la batteria? C'è, a osso, pardon, c'è. Ok, prova a pensare. Itamsat potenza, adesso vado a memoria, potenza dei pannelli solari. Quattro pannelli completi, li avete visti, no? Il bordo, nel laterale. Quattro pannelli completi coperti da celle. Più il pannello sopra, coperto per il 75% da celle. La parte bassa è coperta per il 10% da celle. Perché questa differenza? Perché sulle facce laterali non abbiamo niente, nessuna sporgenza. Su quella superiore abbiamo un'antenna, su quella inferiore abbiamo quattro antenne e anche la molla di sgancio. Prova a pensare al CubeSat, che è una saponetta, che se devi mettere l'antenna, quanti pannelli solari ti rimangono? Quant'è la superficie utile? Cioè, onestamente, che esperimento, che trasponde veramente? Cioè, no, sì, sono pienamente d'accordo, ma esiste. Sì, ok, un trasponder, perché per dire ho fatto il trasponder, ho messo il trasponder, entro a destra e esco a sinistra, cioè viceversa. Cioè, la trovo una cosa estremamente... Sì, sono pienamente d'accordo, perché, però attualmente Oscar 73 è uno di quelli, e non abbiamo grosse alternative. No, infatti, ma tutto questo perché? Perché per esempio costruire un nuovo Itamsat, a parte che costa, con chi lo fai se c'è di mezzo? Con gli americani non puoi. Puoi lanciarlo solo con l'Europa. E poi adesso lanciamo con l'Ariane. E poi il costo lanciarlo. Appunto, bisogna che tu fai un contratto con Ariane, il quale deve trovare degli altri contraenti che possano giustificare per esempio l'impiego di un'ASA per mandare via questo giro. Cioè questo giro qua adesso mandarlo in aria costerà qualcosa come mezzo miliardo. Certo. Di lire in un certo senso. Non potevamo dare a questo Foretti che lancia la mano. Un comment. No comment. Cioè diventa difficile. Questi qua erano nati per la cooperazione, per esempio. L'idea che li facessero gli americani, oppure il computer di bordo lo facciamo noi a Trieste, e un altro lo fa, il trasponder lo fa in India. Con il problema di oggi, dell'ITAR, non è più possibile. Noi siamo rovinati. Possiamo fare delle saponette, dei CubeSat, perché sono sistemi accademici, perché delle università, dei CES, tipo il Centro di Fisica Teorica, fra virgolette, garantiscono. Non sono più radiomatori, li facciamo sotto la finta maschera del radiomatore, ma non sono più cose da radiomatori. Ed è l'unica... Se non cambia sta roba non succederà mai più niente. Cioè, per adesso non succederà sì, più. Sì, i satelliti in orbita ellittica non sono più ipotizzabili.
oggi come oggi quel problema dei motori meno che meno. Adesso c'è l'esperimento sganciato dal, sapete, dell'X37, la famosa navetta, che dentro ha, finalmente qualcosa hanno divulgato, c'è un CubeSat che dentro ha 32 metri quadri di vela. Premetto che la vela non è una cosa nuova che si è inventata adesso, è una cosa vecchia, dovevamo già farla anche noi come radioamatori. C'era una, la società planetaria, no? Planetary Society, che aveva sviluppato già un ventennio fa questa cosa, aveva chiesto aiuto a tutti per poterlo fare, il sistema di propulsione usando la vela solare. Il problema è che la vela solare è ingombrante ed è soprattutto un sistema molto, molto lento. Non è come qua vedi la burrasca e vai via a 30 nodi, no, nello spazio vai lento. Allora il problema è gestire sta roba qua e sapere dove sei, non è come andare in barca. Però c'è, cioè, l'unica roba, come unica nuova novità di propulsione. C'è anche la verità che stanno facendo anche una prova di un nuovo motore elettrico, che sembra, adesso qui lo dico, qui lo nego, sembra che sull'X37 una delle tecnologie che stanno sviluppando sia proprio quella della propulsione per il controllo della navetta fatta con motori elettrici. Sullo shuttle, voi avete presente che c'erano dei buchi neri ogni tanto davanti, sui lati, vicino ai motori posteriori, i motori, i grandi bugelli di scarico, sapete benissimo che una volta sganciato il serbatoio erano solo una coreografia, non servivano più, no? Però c'erano vicino alla parte del timone di coda, si vedevano dei buchi, dei rigonfiamenti dei buchi. Quello era il sistema OMS, Orbital Maneuvering System, erano motori a propulsione, a gas. Sulla X37 non ci sono quei fori, se avete notato quelle poche foto che ci sono, sembra che a bordo della X37 ci sia un nuovo tipo di propulsione elettrica di cui la DARPA, i militari, non vogliono far sapere ancora niente. Però è un motore che ha una resa gigantesca, perché l'oggetto che sta su non si sa quando tornerà giù e farà un sacco di visitine. Il primo volo, voci di corridoio, così, ambiente, guardo loro nel senso ambiente accademico che ho sentito, dicevano che c'era una grossa incazzatura da parte dei russi e dei cinesi, perché quella navetta là è andata a curiosare i satelliti russi e i satelliti cinesi, cioè gli è andata vicino, li ha guardati e poi è andata via. Cosa impossibile da fare con una propulsione a razzo normale, perché implica una precisione troppo alta, e anche perché l'impulso specifico del motore a razzo è molto enorme, molto grande. Quindi è difficile, come dire, avere il piede leggero, no? Rischiavano di toccare. Invece con quello elettrico, molto più soft e molto più corrigibile. In più, il principio di funzionamento si sa qual... Quello che era suo, e se lo sapessi avrei dubbiato subito a militare. No, l'arco elettrico era stato messo anche sul 40. Cioè, il concetto era quello là, di ionizzare un gas con un campo elettrico e quindi di produrre la sua uscita ionizzata veloce per avere l'impulso, la spinta necessaria nel vuoto ad andare avanti, cioè creare il momento che mancava. Però, fra dire e fare... Sì, giusto un bel principio. Alcuni mi ricordo di alcune proposte che avevano fatto sempre ai meeting in difesa, che avevano fatto di montare le bombolette spray. Una delle proposte era di usare le bombolette spray, cioè il principio adesso, non quella, per fare il famoso spruzzetto per portare l'oggetto. Solo che vi avete mai visto il discorso appunto dei filmati in diretta dello shuttle. Se tu nel vuoto imprimi un movimento, quello va, sì, quindi quello spruzzetto solo sui film di fantascienza spruzzi, sì, e arrivi, sì, sì, cioè, devi spruzzare per fermarlo, esatto, però deve essere in un'altra maniera, perché prima di Tony Drill non ti fermi più, no? Cioè, sei un continuo andare e vieni, molto, molto complicato. Ma sembra che con il 37B abbiano, come dire, trovato questa soluzione, trovato la risposta, e hanno sganciato questa vela della Planetary Society, vedremo come va. C'era una proposta per farla arrivare, una sonda fatta spingere dal vento solare che girasse intorno alla Terra con spirale sempre più lunga, sempre più lunga, sempre più lunga, fino ad arrivare alla Luna ed essere agganciata alla Luna e tornare a volare intorno alla Luna. Il giroscopio no, perché produce un movimento molto, 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 molto più leggero e quindi non puoi produrre il movimento.
tu sei già una cosa in movimento, normalmente puoi solo disturbare, ma non puoi creare un movimento per arrivare a... Intendere movimento significa da qua puoi arrivare là. So, il giroscopio non può indurre un movimento? Sì, ma prima devi generare il movimento, ma fai una cosa molto lenta, cioè il giroscopio produce, se io giro contro o giro a favore posso decidere per esempio di fare il puntamento, non so, del mio satellite, per esempio su una stella, come fa Hubble. Hubble ne ha 3, ne aveva, ne ha 5, poi ne ha 3 adesso. A seconda di quanto giro le ruote posso indurre uno spostamento, ma non lo porto via dall'orbita, cioè lo sposto di per sé nella sua orbita. Non posso dire da qua, siccome vado più veloce adesso un po' più avanti, se la ruota gira così allora vado rotolo più avanti, no, non riesco a farlo, lo faccio girare su se stesso, lo modulo su se stesso. Il campo magnetico terrestre da suo ormai è sempre meno efficace, quindi cioè, può ottenere la stabilizzazione, ma per esempio un satellite come si prevedeva, oltre i 1600 km, un'orbita molto alta, allora le orbite si stabiliscono in tre livelli, le orbite vicine alla Terra, le LEO, Low Earth Orbit, le orbite GEO, Geosynchronous Earth Orbit, e le orbite HEO. HEO sono tutte quelle che sono in mezzo fra i 500-600 km e il GEO. Vuol dire che se tu vai a 20.000 km hai un'orbita tipo quella del GPS, per esempio, che non è un'orbita particolare, ma un'orbita per noi, per l'impiego, ma è un'orbita che è considerata alta. Diciamo, tutti i satelliti fino ad ora non sono mai stati mandati, satelliti di comunicazioni, a orbite diciamo circolari non più di 600-800 km. Quindi andati oltre sono satelliti che hanno impieghi particolari, Molnia, per esempio il GPS che ho detto adesso, cioè vanno a 20.000 km perché devono avere un'orbita ellittica, ma non sono in circolare a 20.000 km, sono ellittici. Ma il problema delle fasce di Van Allen forse vanno a influenzare? Ma quello comunque, quando tu superi i 1500 km attorno alla Terra, proprio nella zona in cui le fasce di Van Allen catturano le cariche che arrivano dal Sole e di conseguenza tutti i becchi, tutta la schifezza energetica bloccata. Scoperta fatta per caso dal certo signor Van Allen, che aveva usato, non ricordo ancora, aveva sollevato il modello del satellite, sembrava il missile di Eugenia, ricordo come. Per caso. Basta? No, prego. Dai, Carlo. Ma comunque quali possono ascoltare ancora come satelliti? Non so rispondere a questa domanda perché non saprei cosa dire di ascoltare. Però sono satelliti che non, dal mio punto di vista non sono degni di attenzione, quindi non lo so. Rifà ascoltare Massimo. Se puoi io ho delle registrazioni di satelliti. No, tu dici attuali. Cosa può ascoltare adesso di satelliti? Oggi volevo ascoltare un satellite. Ah, oggi? No. Radio amatoriali? C'è FO29, AO7, AO73 che è funzionante, e FO29 è il più interessante. In modo A, FO, no, FO29 è il JASB, quindi è quello vecchietto, eh? È vecchietto per questo, e va è in banda laterale, ha una banda di 100 kg, ed è un buon satellite. Ho trovato la scheda col processore, ma non sei su di fermo.